E devo dire che mi fa molto soffrire vedere tanti che non si iscrivono più al PD. E quei tanti sono quelli che vengono da una storia di sinistra. E quindi quello che io chiedo al segretario del mio partito è quello di avere considerazione per queste storie, per questi militanti, per queste persone che hanno dato molto al nostro paese e che in questo momento sentono il PD un po' lontano. Quindi sarebbe importante fare questo sforzo inclusivo, perché se si vuole costruire il partito comunità, il partito plurale, eccetera, a me non amo, io non amo la discussione d'aceto politico, le minoranze, non sono fuori dalle beghe, dalle correnti del PD, sono fuori. Proprio per questo sento proprio il dolore di quelle persone che hanno una lunga storia, Ti che hanno posso fare dato una molto domanda per molto questo personale, Livia paese? Turco? Sì. Perché la commuove questa cosa? Cioè, perché le Mi prende, cioè le dà commuovo. un groppo alla gola? Ah, mi commuove perché la storia della sinistra è una storia molto importante in questo paese ed è stata vissuta, costruita con la passione, con la dedizione, con il volontariato da tante e tante persone. Queste persone oggi non possono essere considerati conservatori o perché magari sentono di dover difendere l'articolo 18. O considerate, sto parlando di persone, non sto Di parlando di chi è in Parlamento. posizionamenti Ecco, politici, ho capito benissimo. anche perché l'ho detto qui, io non considero l'articolo 18 un grande simbolo della sinistra, però quei lavoratori, quelle persone che si sentono meno tutelati, ecco, di queste persone bisogna occuparsi, di questa grande storia della sinistra italiana non si può fare a meno. E questo è ciò che mi commuove, questa grande storia della sinistra italiana. Non si può fare a meno. Non è un ferro vecchio. Quella sinistra che dice giustizia, uguaglianza, dignità del lavoro, difesa dei più deboli. Ma dov'è il vecchio? È una grande sfida invece rispetto ai problemi che noi stiamo vivendo, come i drammi delle periferie, delle diseguaglianze. Non è questo il punto. Allora io vorrei che questo partito a cui sono iscritta sia e si senta un po' più, sia un po' più attento e un po' più inclusivo rispetto a questa storia e a Allora, questo pezzo di persone. voglio...